Metal Nerds, buonasera. Come vi avevo anticipato nell'introduzione che vi ho fatto qualche giorno fa, eccoci qua a giocare la prima partita di Assalto Imperiale. Marco è dietro al telefono. Niente, questo è innanzitutto vi presento Ciao a Vittorio tutti. e Filippo, il nostro master. Ciao. Questa è la plancia di gioco. Per dirvi brevemente come funziona, funziona come Descent, un gioco che vi illustrerò più avanti nei prossimi video. Dove c'è un tabellone con delle stanze e dei luoghi preformati, c'è il master che controlla in questo caso le truppe dell'impero e noi giocatori siamo le forze ribelli che devono affrontare delle missioni. Ogni personaggio a nostra scelta ha una scheda con delle caratteristiche, delle armi, delle schede con dei punti esperienza, che si possono spendere per acquisire le abilità, mentre invece il master ha le schede dei personaggi dell'impero contro cui noi ci troveremo a combattere, delle varie missioni, eccetera, eccetera. Questa è una piccola intro a quello che affronteremo. Più tardi, ragazzi, vi faccio vedere per chiudere il video molto brevemente un turno di gioco per farvi vedere più o meno come funziona. Per adesso, ragazzi, vi saluto, ci vediamo dopo lo stacco per farvi vedere il turno di gioco. A dopo, ciao! Siamo messi Allora, male. Metal Nerd carissimi, siamo a un punto di svolta. Sì. È caduta la bottiglia. Siamo a un punto Pessima di storia. svolta perché sulla mappa principale di gioco si è aperta una porta e sono arrivate a formarsi tutte queste belle miniature dell'impero. Allora, il nostro scopo è distruggere i terminali, che sono questi cosi che sta indicando Marco. Entro 2 turni che ci rimangono, perché i turni per fare tutto ciò erano 6, ne sono passati 4. Adesso vi faccio vedere brevemente un turno di gioco. Vai ragazzi, tocca a noi. Allora, da chi partiamo? Considerato che tanto non abbiamo nessuno, io rimarrei per ultimo, perché almeno mi Sì, riposo, visto che tanto. sì. Comunque sia sì, l'unico che è vicino O al limite a posso andare a picchiare, quindi fate prima voi e poi vediamo. te. Allora, ragazzi, le azioni che può fare ogni personaggio sono due, che consistono nel muoversi, attaccare, se non si muove può attaccare 2 volte, oppure attaccare e recuperare il contenuto di una delle casse dell'impero, eccetera, eccetera. Io ci posso Adesso, fare con te. Marco. Almeno ti prendi un'idea. Attiviamo lui e spariamo. Vai. Ok. Allora. Però mi devo muovere perché sennò proviamo a tirare giù questo. Salute 5. Questo qua è un devasto. E dobbiamo tirarlo giù quello. Ok. Ogni personaggio che viene utilizzato e attivato in base all'arma che ha un tot di colori, di dadi e di numero da tirare per effettuare Sennò l'attacco. poi se lo ferisci poi lo Vado io o metto Marco? Ta-da-da-dum. 3 è un flash. Io ne paro uno. Ok, quindi io ti dico 3 perché spendo il flash per farti un danno in più. Spendi il flash per farmi un danno in più. O per perforarti a seconda, tanto è la stessa Tocca a cosa. me. Ti faccio pagare una fatica se vuoi. Prendiamo la fatica. Ok, quindi prendi 3 danni. Tocca a me. Attivo lui. Assalto, sparo 2 volte. Sparo su di lui. Ho più 3 di precisione, quindi ho già di minimo gittata 3. Gittata ci arriva, dopo facciamo i conti, te me ne pari 2, quindi direi che possiamo eliminare questo, ne ho 3 più 2 flash, quindi te ne faccio 5. Il secondo attacco, sempre su di te. Arrivare ci arriva, non ho flash. Sì, hai fatto 6 anni, non cognati più. Lui ne para 3, ne prende solo 3. A voi. A noi Ragazzi, passo un attimo il telefono a Mister Akikaze.
Allora, adesso vado a giocare perché tocca a me. Comunque brevemente il gioco, come avete visto, ogni personaggio ha determinate cose da fare, attacco, movimento, prendere le casse imperiali, le casse dell'impero, bloccare i terminali. La nostra missione è far fuori i terminali entro 6 turni, come vi ho già detto. Niente, adesso tocca a me e per questo primo video di introduzione ai giochi di ruolo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, sorpresa di cosa vi parlerò. Ciao ciao! C'è sempre un metanè.